Buongiorno, io sono Rens Maranan e oggi vi presenterò due modelli di calcolatrici tascabili del 1975, la Texas TE 1250 e l'HP 21. Questi oggetti hanno sostituito i regoli calcolatori che venivano usati fino allora. La Texas TE 1250 è una calcolatrice semplice perché permetteva di fare operazioni elementari, come vediamo le quattro operazioni più le percentuali. Questa calcolatrice si accendeva attraverso questo interruttore a slitta e vediamo anche che ha un display a LED rossi. La calcolatrice possiede anche una memoria attraverso questi quattro tasti e ha anche una batteria da 9 volt con un'autonomia di circa 20 ore. E la TE 1250 era una calcolatrice molto economica perché costava all'incirca 25 dollari, che sarebbero 125 dollari attuali. E ora passiamo alla calcolatrice HP 21. All'interno della confezione si trovava il manuale, la custodia, la calcolatrice e il caricabatterie. Nel manuale era in italiano, come vediamo, e passiamo subito alla calcolatrice. La calcolatrice notiamo subito che è una calcolatrice scientifica che utilizza la notazione polacca inversa. Accendiamo la calcolatrice attraverso questo interruttore a slitta e vi mostro come si utilizza la notazione polacca inversa. Inseriamo il numero, enter, un altro numero e l'operazione. Come vediamo, il risultato è 49. Questa calcolatrice possiede un display a LED rossi e possiede anche questo switch che permette alla calcolatrice di passare all'unità in gradi e ai radianti. Vediamo anche che la calcolatrice ha i tasti alti perché nella parte frontale dei tasti troviamo delle funzioni, come vedete, quelle funzioni in blu. Poi il tasto che noi chiamiamo Shift è questo tasto azzurro. Questa calcolatrice è molto raffinata rispetto alla calcolatrice che abbiamo visto precedentemente. È molto raffinata e costa all'incirca 125 dollari, che sarebbero 600 dollari attuali. E la calcolatrice possiede una batteria ricaricabile con un'autonomia di poche ore. Attualmente una calcolatrice di questo calibro costa all'incirca una decina di euro.